Per esempio, i carabinieri di Borgo Panigale sull'eccidio di Casteldebole fecero allora un rapporto esauriente esatto di come erano venute le cose, indicando anche persone, ufficiali, che avevano partecipato a queste operazioni scandalose. Ma lo Stato italiano aveva altro da pensare, doveva perseguitare la resistenza in quel periodo, doveva continuare una guerra persa che fu chiamata guerra fredda, la guerra fredda che vide partigiani andare in carcere e fascisti andare a spasso, che vide degli uomini onesti ad avere delle condanne per aver parlato in un comizio, che vide dei cittadini perseguitati